applicare a una montagna di fesserie mi sembrerebbe veramente anche stucchevole per la gente. Questa è una cosa seria che va sistemata al più presto, ma resta il fatto che ad oggi il Catania ne ha ricevuto solamente danni. Resta il fatto che noi martedì dobbiamo giocare, che il Catania ottempererà regolarmente al pagamento del canone così come da delibera consigliare, ma il Catania quel documento non lo firmerà. Dovranno far sapere esattamente se lo stadio sarà chiuso, se il Catania dovrà cercarsi un altro stadio per andare a giocare, perché piaccia o meno all'assessore, che all'assessore dia delle definizioni su quello che rappresentano le entrate da pubblicità o meno, eccetera, eccetera. In questi ultimi anni il Catania, il comune di Catania, ha incassato dal Catania per un impianto che viene sfruttato una volta ogni 15 giorni e che addirittura le spese di gestione del Manterboso in Catania è veramente una enormità. È da Procura della Repubblica, da indagine della Procura della Repubblica. Quindi noi sotto questo aspetto andremo avanti sulla nostra strada. Fa ridere veramente l'assessore quando dice che c'è un accordo che in cambio della manutenzione del Manterboso loro avevano concesso l'uso dei punti di stora costali, che tra l'altro sono dei punti di stora che ha messo il Catania, quindi il comune non ha messo proprio niente, e che tra l'altro sono una perdita per il Catania. Quindi non certamente è un servizio che dobbiamo necessariamente dare alla gente. Quindi fa ridere veramente pensare che ci creda veramente che la manutenzione del Manterboso, evidentemente lei non ha idea di quanto costa la manutenzione del Manterboso. Restiamo aperti a una discussione, tanto che ci faccia sapere per tempo quello che dobbiamo fare, perché noi notificheremo, cercheremo, vuol dire che cercheremo un campo dove andare a giocare.